Quindi volevo Certo. fare un Sondaggio sondaggio, flash, una vai. cosa che va molto di moda negli ultimi periodi, e Sarebbe? quindi c'è questo famoso referendum in Catalogna. Allora, che è Oh, successo? Caro mamma mia. Raffa, devi sapere che la Catalogna si è svegliata una mattina e ha detto: mo che facciamo? Ci separiamo, e Ci poi separiamo, non è il caso basta. di continuare. Allora, questo fatto è stato copiato al Veneto. Ah, Ha detto: mo facciamo pure noi un referendum in e realtà bisogna capire scappiamo. chi copia chi, però sarebbe In realtà, fantastico. tornando un attimino seri, per quanto riguarda la Costituzione italiana, questo referendum in realtà vuole dare maggiori poteri, ma non è un'indipendenza, forse molti non l'hanno capito, ma insomma, il discorso generale avrebbe, insomma, non è questa la sede per No, non so. cercare di riparare una matassa. Però volevo, ecco, un'opinione dai nostri ospiti per quanto riguarda questa parola indipendenza. Abbiamo già visto che l'Inghilterra è uscita dalla comunità europea per questo famoso Brexit. Allora, vogliamo dare un senso al fatto che qua, insomma, ognuno di noi, anche, non so, vivuto là, dico una cretinata, anche la Campania, si dovrebbe togliere dall'Italia e quindi Pure, andare, allora andiamocene cioè, tutti, ecco, dai, che senso direttamente. ha? Ecco, ve lo chiedo prima a Flavio. Allora, questo sarà anche un oggetto del nostro prossimo dibattito al CLUN, al Circolo Letterario Università di Napoli, esatto, al prossimo incontro, anzi tutti quanti siete Ricordiamolo, interessati, dai. esatto, a visitare la nostra pagina, il nostro gruppo su Facebook, CLUN, che ho fondato insomma un annetto fa, ed è un argomento molto interessante perché in effetti prima in Spagna, ora qui in Italia, ovviamente ci rendiamo conto che come è stato precedentemente detto, in Spagna è una cosa, quindi in Spagna effettivamente anche se in maniera anticostituzionale stanno tentando di ottenere effettivamente l'indipendenza, mentre in Italia Bel caos. giustamente Sì. sarebbe innanzitutto anticostituzionale anche qui, ma non era quello l'obiettivo primario, però ci fa comprendere che c'è un frazionamento fortissimo di pensiero fra il nord Italia e il sud Italia, che a mio avviso in un paese unito non dovrebbe sussistere, insomma. Ovviamente ci sono ragioni storiche, Beh, ragioni certo. adatto a cui appigliarsi, però ritengo che su questo bisognerebbe lavorare sull'unità, ecco, Più che sulla disgregazione, più ci che sono sulla sicuro. disgregazione. Bruno, qual